Ciao ragazze, ciao ragazzi, ciao anche bambini, perché sapete che ogni tanto escono questi video grazie a una collaborazione bellissima con Sbabam. Sapete che quando mi capita di fare e avere delle collaborazioni, ve lo dico in maniera molto trasparente, sono molto felice di questa collaborazione perché è un team di persone gentilissimo e tra l'altro mi dà l'opportunità di farvi vedere un sacco di cose sfiziose per i vostri bambini, quindi mi diverto ogni tanto a fare questi video per i più piccini e per voi mamme, papà, insomma. Io sono sincera, non sono più una bambina, però quando apro queste cose io vado in brodo di giuggiole, cioè proprio mi fanno impazzire. Ma questa volta mi supero, perché ancora più dell'altra volta mi sono arrivate delle cose super super carine. Ho già aperto la scatola per velocizzare un pochettino il video e non farvi aspettare. Ci sono due novità in edicola da parte di Sbabam, ebbene sì, con relativi giornaletti. Ora vi spiego tutto. Praticamente sono usciti i favolosi, questi qua, e gli Tsum Tsum della Disney. Cioè, vogliamo parlarne? Io quando si parla di Disney poi non capisco più niente. Ovviamente tutti da squisciare. Dopo vi faccio vedere. Iniziamo con i favolosi. Sono teneri cuccioli con perle di slime. Insieme all'acquisto li trovate a 2,99€ in edicola con il relativo giornalino. E quindi c'è il mini book, la carta d'identità e un tenero favoloso. Andiamo ad aprirne uno, tanto per capire di cosa si tratta. Sono curiosissima, poi Fede quando li vedrà non capirà più niente, ovviamente. Allora, dentro c'è il appunto l'opuscolino con il nome, la carta d'identità appunto del personaggio. In questo caso io ho trovato questo. No, vabbè, è bellissimo, ragazze. Cioè, c'è proprio, ma è morbidissimo. Cioè, tipo uno squish. Io pensavo fosse proprio con lo slime. Invece è più bello ancora così, perché non esce niente, non sporca, non fa nulla. Sapete che io sono anti cose un po' pastrocchiate. Ed è carinissimo, guardate che carino. È proprio carino e schiacciandolo, vedete, esce il suo colore. In questo caso ho trovato Rex, un pesce rosso che è nato il 9 marzo. Bellissimo. Ciao, il mio nome è Rex, sono un pesce molto simpatico. Al contrario di tutti gli altri, non mi trovi nel mare, ma nei fiumi o nei laghi. A volte anche dentro gli acquari mi piace nascondermi dietro agli scogli. Molto molto carino, molto ben fatto. E dietro ci sono poi tutti i personaggi che è possibile trovare. Quindi direi di andare a vedere subito quali abbiamo trovato noi. Fate vedere questo video ai vostri bambini, perché secondo me rimarranno un po' incuriositi anche loro nel vedere cosa trovo nelle bustine. Mio figlio si diverte sempre tanto a vedere questi tipi di video. Pesciolino blu! Allora, vediamo un po' cosa c'è. No, vabbè! È un pesciolino unicorno! E questo qui ha lo slime verde. Veramente veramente bello, carinissimo. Vediamo chi è. Cornelio, eccolo qui. Poi vado avanti perché ce n'è veramente tante. Poi abbiamo in quest'altro video, sembra un video, in quest'altra bustina un delfino che sembra più un classico delfino. Questo qui ha sempre lo slime, ma più verde, morbidissimo, ragazze, un altro antistress. Questo mi può essere utile, perché tra gli ormoni della gravidanza e tutto quanto, un po' di antistress mi ci voleva, quindi grazie Sbabam, veramente. Anche se non fosse stata una collaborazione sarei corsa in edicola, perché 2,99€ è comunque una cosa molto carina e soprattutto squisciosa. Questo qui è il Jumpy. Abbiamo trovato Jumpy. Poi oh, qua un pesciolino giallo, che poi non è un pesciolino, secondo me è una fochina. Guardate che carina.
E questa qua ha lo slime del mio colore preferito, viola, ed è Dentone, che carina! È bellissima anche questa, guardatela qui. Molto simpatica. È super morbida, non potete capire quanto è rilassante. Poi la rivistina che vi arriva insieme me l'hanno anche mandata da farvela vedere, guardatela qui. È comunque un bel giornalino e ci sono anche dei giochini all'interno, quindi prendete, ricordatevi di prenderlo quando acquistate la bustina. Io me ne scordo sempre puntualmente perché sono lì a disposizione, dovete ricordarvene voi. Poi qui c'è un pesciolino blu o nero, nero, questa deve essere un'orca, guardate che bella. Bellissimo il colore di questo slime, spettacolare, devo chiedere a Fede se mi regala questa, voglio questa. Guardate, poi tutto glitter, perché praticamente sono teneri cuccioli con perle di slime, infatti sono tutti, vedete, glitterosi, anche nelle foto lo fa vedere. Guardate che bell'effetto, è qualcosa di magico, bellissimo, vorrei tornare bambina. Invece per quanto riguarda gli Tsum Tsum, ovvero gli squishy Disney, ho perso letteralmente la testa e credo la perderete anche voi oltre che i vostri figli, perché insomma, se siete un po' come me, amanti di queste cose super squishy, perderete la testa. Allora, la bustina si presenta in questo modo qua, la potete trovare a 4,99€ in edicola, sempre insieme al relativo giornaletto. Anche qua appunto ci sono delle cose da leggere, dei giochini per i bambini, quindi insomma sempre carino da prendere. E qui c'è tutta la collezione Disney che si può trovare, veramente veramente tantissimi e bellissimi. Io direi di andare subito ad aprirli perché sono stracuriosa. Vabbè, vabbè ragazze. Allora, ma profumano profumano di dolce, ragazze. Allora, questo qua è Mike Wazowski ed è super 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 morbido, guardate quanto ci mette a tornare alla sua posizione naturale, quindi è super slow. Vediamo le altre, ragazze, sono curiosissima. No, questo quando lo vede, questo è Chip o Chop? Queste Chip, io li ho sempre confusi, ditemi voi se voi non li avete confusi nella vostra vita, io sempre. Eccolo qua, guarda, no vabbè, morbidissimo. Cioè guardate, adesso tornerà alla sua posizione, cioè è super lento, è bellissimo. E poi profumano tutti di biscottino. No, sono bellissimi ragazze, questi ve li stra consiglio. Mi piacciono da morire, veramente, sto impazzendo più io di mio figlio. Qua c'è, prima era Chip, adesso c'è Chop. No, vabbè, sono tutti... Mamma mia, mi sta venendo voglia di un biscotto, cioè... Poi io con le mie voglie. Poi, vediamo cosa c'è ancora. Qui abbiamo una principessa, che carina! Questa è una principessa con la stellina tra i capelli e questa qui è Ariel. Guardatela qui, qua c'è tutta la collezione, anche qui Ariel. Poi c'è Chip e Chop che abbiamo già trovato e questo qua, Mike. Morbidi, morbidi, morbidi e super profumosi. Poi ultimi due, qui abbiamo Topolino, il preferito di Fede, sarà felicissimo di trovare Topolino con le sue orecchiette, sempre super profumato al biscotto, guardate, lo potete proprio stritolare. E poi lui molto lentamente torna alla sua posizione. Veramente, veramente ben fatti. Sono proprio i classici Tsum Tsum della Disney.
Chissà se Fede me ne regalerà uno. Non so, però ci proviamo. Potrebbe essermi molto utile. E qui abbiamo una cosa bianca. Cosa sarà? Questo qua è Baymax. Questo personaggio qui. Anche questo. Questo è più morbido ancora di tutti gli altri. Si preme e va subito giù. Veramente. Mamma mia. È morbido, no? Questo è veramente super super. Quasi più morbido degli altri, incredibile. Cioè, guardate poi come va lento. A me piacciono un sacco questi qua perché sono i più morbidi. Quelli che proprio si stritolano e vanno piano 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 piano, per me sono i più belli, perché duri poi devono essere super morbidi, proprio sentire che nella mano quasi si spiaccicano da soli col calore. Sono veramente bellissimi. Mi sono piaciuti tutti quanti. Fatemi sapere qui sotto nei commenti qual è il vostro preferito, quale vi è piaciuto di più. Appunto che gli Tsum Tsum sono finalmente in edicola, quindi potrete trovarli già subito a 4,99€ con la rivista e relativa bustina con uno squishy. E invece i Fabulosis li trovate a 2,99€ sempre con la rivista e la bustina. Anche questi sono super morbidi, veramente carinissimi. Io spero che il video vi abbia un po' intrattenuto, un po' divertito. Vi mando un grande bacio e alla prossima. Ciao!